Beh sì, perché poi avendo recuperato la gara col Francavilla, noi ormai è un mese che giochiamo ogni tre giorni, quindi ehm, non è facile perché comunque sia ehm, se c'è qualche acciacco, c'è anche il campionato che preme, però io dico sempre che quando hai la fortuna anche di andare avanti in Coppa Italia diventa anche allenante per, per tutti, anche per chi ha trovato meno spazio sicuramente. Puoi fare tante valutazioni, è chiaro che di fronte a cioè, una squadra come il Casarano eh, siamo, ci giochiamo gli ottavi di finale. Mi sembra, quindi è chiaro che diventa anche eh, una partita dove due pugliesi si, si giocano la possibilità di andare agli ottavi di finale. Quindi sarebbe anche bello ecco, essere la prima pugliese ad andare diciamo, nella fase nazionale. Questo è il, il motivo che ci spinge molto, pur sapendo che magari la Coppa Italia è, ecco, è importante, ma non ha quell'importanza che magari ha in altre situazioni, ma ripeto, ci permetterebbe di al di là del, del, dell'obiettivo, al di là del, del trofeo, del, del, di quello che può essere eh, motivo, la vetrina di questo, di questo torneo, ci permette anche di fare minutaggio a tutti quelli che fanno parte della Rossa. Ah, e io dico sempre che ogni partita va giocata per, per ottenere il massimo dei risultati, che è la vittoria. L'abbiamo fatto nel primo turno, l'abbiamo fatto col Francavilla, anche quando abbiamo recuperato quei 20 minuti eh, siamo entrati con grande convinzione, merito dei ragazzi che sicuramente stanno entrando in una mentalità importante. Ecco, noi domani troviamo la squadra probabilmente più attrezzata del campionato. E lo facciamo con grande serenità come abbiamo fatto con tutti, e cercando di sfruttare questo momento positivo. Ma per noi è una partita importante contro, ripeto, una squadra di grande Blasone. Però io sono molto concentrato sugli uomini che ho io a disposizione sulla, sul campo, sono concentrato in questo. Voglio fare qualche esperimento, magari ne approfittiamo, ma relativi perché. Eh, stiamo giocando in un certo modo in Coppa e vogliamo andare avanti in questo modo cambiando giusto qualche calciatore e permettendo a qualcuno anche di rifiatare eh, vediamo, vediamo, siamo molto concentrati sul campo ecco. eh, vogliamo assolutamente onorare questi eh, laddove c'è più possibilità di cambiare cambieremo, è evidente comunque ci saranno dei cambiamenti perché ci sono dei ruoli dove abbiamo la possibilità di alternare, dei ruoli un po' meno, quindi faremo di necessità virtù, ma con molta, con molta serenità e voglia di portare a casa il risultato, al di là di quelli che sono gli interpreti, perché lo abbiamo, ripeto, già dimostrato nel precedente turno di Coppa Italia. Quindi, sapendo pure che domenica abbiamo una grandissima partita contro una grande squadra, è un, un derby molto sentito, le due di fosserie. Sono gemellate, quindi sarà veramente una grande gara. Noi veniamo da tanti risultati utili, vogliamo continuare a stupire e quindi cerchiamo già da domani di, di dare un segnale importante.